Ciao, questa è una piccola prefazione del video. Molti dei prodotti che andremo a presentare oggi in questo video potrete trovarli a 1 euro seguendo i link qui sotto, compreso il codice sconto che metterò in descrizione. Avete capito bene? 1 euro. E basta scaricare l'app di Temu e tenersi aggiornati sempre di tutti i loro prodotti. E questo sarà anche motivo di riflessione di questo video che capirete fra poco, appena dopo la sigla. Buona visione a tutti. Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di Temu. L'hanno fatto i migliori youtuber, hanno presentato i loro video e ne hanno parlato in lungo e in largo, quindi perché non farlo io nel mio piccolo? Allora, sarò onestissimo con voi, volevo affrontare questo tema, il tema di Temu, scusate il gioco di parole, volevo andare a prendere qualcosina per poterla testare assieme a voi e presentarla. Neanche a farla apposta, Temu mi ha contattato, quindi sono onesto con voi, queste cose me le ha mandate Temu, e mi ha detto se volevo presentare dei prodotti sul mio canale. Io gli ho risposto subito, sono stati gentilissimi e velocissimi, devo dire la verità, Ho detto, non mi state a mandarmi tipo il pela patate, il pela kiwi, il tappetino per il mouse. Ho detto, facciamo così. Alcuni prodotti me li mandate voi, alcuni me li fate scegliere a me. Qualcosa che abbia a che fare col mio canale, col fai da te a 360 gradi, ecco diciamo. Sono stati gentili, hanno accettato, io mi sono scelto i miei prodotti, qualcuno me l'hanno mandato loro. E sono stati gentili, ma oggi è arrivato il pacco, eccolo qua. Non so ancora che cosa c'è dentro, a parte quello che ho scelto io. Perché ho scelto io le cose? Perché voglio vedere Temu da un altro punto di vista. Tutti ce l'hanno con Temu, Temu di qua, Temu di là. Ho cercato di vederlo sotto un'altra ottica. Per dire, qualche prodotto che ho scelto lo stesso prodotto che ho visto anche su eBay, su Amazon e altri store che possiamo trovare sul web. Che sono identici, precisi, spiccicati, sono gemelli. Perché di là lo paghiamo 40 euro e qui lo paghiamo 9 euro? Per dire. Comunque adesso andiamo a vedere che cosa hanno mandato. Logicamente non ci basterà un video, perché adesso vi farò vedere all'ingrosso tutto quello che mi hanno mandato, qualcosina la vediamo assieme subito, e altri oggetti magari li andiamo a vedere più in specifico in altri video, perché ci vuole un tantinello di più, dobbiamo metterli alla prova e vedere come funzionano. Ma intanto guardiamoci questo, andiamo a vedere che cosa mi hanno mandato. Buona visione a tutti! Eccoci qua ragazzi, andiamo ad aprire il pacco. Già questo. Ecco qua. Allora, andiamo a cacciare i nostri prodotti. Eccoci qua, alcuni sono un po' schiacciatini, vabbè. Andiamo a vedere i primi. Qui che cosa abbiamo? Allora, eccolo qua, un bel set di cuscinetti. Bellissimi, belli oliati e tutto. Questi possono servire, questi me li hanno mandati loro. Il rotondo, vediamo che cosa è. Oh, questo è bellissimo. Questo è un disco che va messo sulla smerigliatrice. Qui ha tutti questi denti, pungono anche, è metallo duro, è una specie di grattugia. Questa si mette sulla smerigliatrice per fare andare a intaccare il legno, fare delle scanalature, andare a sagomare, a mangiare via il legno. Comunque poi lo vedremo all'opera. Vediamo, ci sono dei pezzi che volano. Oh, bellissimo! Ragazzi, un super faretto LED con annesso pannello solare di ricarica. Due pacchi, qua ci abbiamo. Ah, ecco, questi li ho mandati a prendere io, mi ricordo. Sono in coppia. Sono i famosi morsetti.
per andare a stringere i nostri, per andare a incollare. Che cosa abbiamo? Questa non è una cosa come andare a prendere io. Già ho visto, ragazzi, però potrebbe essere una cosa simpatica spiegare anche questa. Una telecamera di sorveglianza wifi, come vedete le due antennine, c'è i suoi fisher e il suo cavetto per collegarla, anzi forse sarà semplicemente per la ricarica. Qui ci sono le istruzioni. Questa mi potrebbe venire comodo, sapete? Scusate se sono brutale. Ah, questa è un'altra cosa che ho mandato a prendere io. Ragazzi, questa mi serviva proprio. Ragazzi, la pistola sabbiatrice. Come vedete, qui c'è il suo incastro. Va in questo modo, va in questo. Ecco. Va messa così. Ho fatto qui, andrà messa la sabbia. E già questa, se qualcuno di voi ha gironzolato, si è interessato di queste cose, sicuramente l'ha vista su altri store, identica, uguale, precisa, magari forse cambiano, viste anche di questo colore, ci sono blu, ci sono rosse come questa, ai vari ugelli. Ragazzi, questa poi la testeremo, se funziona mi verrà proprio utilissima. E andiamo a mettere da parte e poi andiamo a vedere quest'altra cosa. Questa l'ho mandata a prendere io, mi ricordo, vediamo se mi ricordo. Ah, ecco, non c'è niente da tagliare. Questa è un'altra cosa che poi andremo a comparare con altri. Ragazzi, eccoci qua, la telecamera endoscopica, come vedete. Dovrebbe avere questa qui 5 metri di cavo. E qua ci siamo. Comunque abbiamo visto i prodotti. Adesso ne andiamo a vedere qualcuno velocemente. Allora ragazzi, velocissimamente andiamo a vedere il funzionamento di alcuni degli oggetti, quelli più semplici. Che cosa andiamo a vedere? I morsetti, eccoli qua, quelli per andare a stringere. Allora, di solito si usano quelli da tre quarti, che sono molto più spessi per tenere incollate le tavole quando andiamo a incollare pannelli, vari strati di tavole o via dicendo, tengono di più. Perché ho mandato a prendere questi da mezzo pollice? Vi è mai capitato di dover tenere magari le spalle di un mobile per avvitarci il frontale oppure il tetto, oppure mettere delle viti, però deve stare unito e non abbiamo i classici morsetti tipo questi molto lunghi? Allora noi possiamo ovviare con questi, con un tubo da mezzo pollice, ne vendono di varie sezioni, possiamo prenderne anche uno da un metro oppure anche uno da due metri. Siccome sono leggeri, anche con tutto il tubo verrebbe un pochino più leggero. Quindi potremo andare a fare uno stringente molto lungo a seconda delle nostre esigenze. Poi andremo a regolarlo con questo. Come si monta? Io ho qui un tubo da mezzo pollice, non avevo un tubo più lungo per farvi vedere. Comunque il funzionamento è questo. Prendiamo, diciamo, lo stringente, quello dove c'è la vite per andare a stringere. Qui da una parte c'ha la filettatura, vedete? E qui c'ha il piede che va a spingere il legno. Noi lo andremo a mettere in questa posizione. Attraverserà il primo e poi lo andremo ad avvitare saldamente. E questo, vedete, va avanti e indietro. E abbiamo fatto il nostro morsetto. L'altro, come si usa? Si mette all'interno, vedete qui, si fa leva su queste mollette e il tubo entra all'interno, come vedete, così. Ecco, lo facciamo entrare all'interno. Ecco, va così. Per spostarlo avanti e indietro basta fare questo sistema
e lui si ferma. Quando andrà in battuta rimarrà fermo. Adesso andiamo a provare a stringere un pezzo, come vediamo, ecco qua. Andiamo a stringere. Molti di questi pezzi hanno il difetto, con questo sistema anziché il foro, hanno queste levette, hanno un difetto che quando si va a stringere parecchio questo non tiene e tende a scivolare all'indietro, però mi sembra che questo tenga abbastanza decentemente, no, non si è mosso ancora, come vedete è così. Poi per levarlo basta allentare e schiacciando questo possiamo levarlo o andare a modificare la sua sezione. Ovviamente me ne hanno mandati due e con questo sistema possiamo fare degli stringenti che non ci serve anche per forza in falegnameria, ci può servire per qualunque cosa, dobbiamo incollare per dire un pannello oppure semplicemente tenerlo fermo lì per prendere una misura. Abbiamo questo che possiamo allungarlo o accorciarlo, possiamo farci anche due morsetti piccoli così. E questa era la seconda cosa, i cuscinetti. Beh, è inutile che li presentiamo e andiamo a vedere. Adesso vediamo un'altra cosa. Andiamo a vedere questo disco che va sulla smerigliatrice. Allora, come possiamo vedere, a mangiare mangia e anche molto bene. Eccoci qua ragazzi, adesso andiamo a parlare di questa simpaticissima lampada LED. Allora, davanti, sul davanti ha 108 LED che sono luminosissimi, l'ho provata prima per non farvela vedere, volevo testarla prima di presentare qualcosa. Poi davanti ha un pulsante, due pulsanti di accensione, uno qui verde qui e un on off qui in basso. Poi ha un sensore crepuscolare qui davanti e un sensore di movimento sul lato. Sul retro ha un ampio pannello solare che copre quasi per intero la lampada, il dorso della lampada. Si ricarica in modo molto rapido. Allora, la lampada poi è correlata di un simpatico telecomando con tutte le sue funzioni, che praticamente cambia l'intensità della lampada, c'è tutti e 108 LED. Qui ha la sua, il suo snodo, che possiamo metterlo al muro, qui c'è la sua clip che al momento ho dimenticato su, perché volevo vedere più o meno la posizione massima che poteva avere. Può essere inclinata orizzontalmente e poi ha questa gradazione, quasi a 90 gradi, quasi, però non la metteremo mai così, perché altrimenti il sole batterebbe poco dietro, sempre un po' inclinato in questa maniera, diciamo quasi a 45 gradi, ecco, sarebbe l'ideale. Adesso vi faccio vedere la luce brevemente. Ecco, il tasto avevo già sbagliato, ecco qua, spero che non dia fastidio alla camera. Comunque vedete che tramite questo bottone possiamo diminuire l'intensità dei LED, andare a spegnerli addirittura oppure tenere la massima copertura. Vedete? E con la stessa cosa possiamo farlo con il telecomandino. E la luce, come avete visto, è molto forte e insomma, per un oggetto piccolo così, oltretutto una volta preso al prezzo che andiamo a prendere, ci farà la luce praticamente gratis. E questo era un altro oggettino che mi hanno mandato e funziona. Ovviamente non è che ce l'hanno solo loro, ce l'hanno anche altri, però il prezzo è diverso. Allora ragazzi, arrivati a questo punto non vorrei allungare di più il video, c'è ancora molto da parlare. Allora che cosa ho fatto? Vi ho presentato i prodotti un pochino più semplici da farvi vedere. C'è rimasta la pistola sabbiatrice,
la telecamera endoscopica da ispezione e la videocamera di sorveglianza, farò, ho deciso di fare 3 video dedicati perché voglio mostrarveli per bene e andare a vedere se funzionano veramente, specialmente a parte la telecamera di sorveglianza, ma questo oggetto, quella della telecamera di ispezione e la pistola sabbiatrice, vorrei dargli una particolare attenzione per fare anche il classico paragone che facevo prima di qualità-prezzo, per vedere proprio, perché già vedendola così ne avrete viste senz'altro tante su eBay, su Amazon e via dicendo, compreso questa. E vediamo se la funzione è la stessa. Io penso sono uguali identiche, io sono già andato a vedere, quindi fidatevi, ma il prezzo cambia ovviamente. Quindi, allora, una precisazione, non sto andando a braccetto a Temu perché mi ha inviato questi prodotti, come ho detto all'inizio del video, volevo già comprarli di mio. Poi ho notato questa cosa, io sono onesto con voi, vi dico solo quello che ho in mano e vi compariamo i prezzi. Quindi vediamo dove comprare, se posso risparmiare qualcosina comprando la stessa cosa, identica e precisa, da un'altra parte per D a 10, qui riesco a comprarla a 2, e poi alla fine si rompe, ho buttato solo 2, ma non ho buttato 10. Ragazzi, ognuno si fa i conti in tasca da soli, eh? Allora farò 3 video dedicati a questi 3 oggetti. Continuate a seguirmi, mettete un mi piace, spuntate la campanella e iscrivetevi al canale, così non ci perderemo questi altri 3 video. Non so se li farò a breve perché sto per andarmi a fare una decina di giorni di relax a Ponza, la mia amata isola, comunque ci rivedremo presto. Ragazzi, io con questo vi saluto, vi rimando al prossimo video e vi lascio con un ciao ciao da Maurizio.